Pacchino, via il bando di gara per l'affidamento della gestione della RSA di Pacchino. L'apertura della RSA di Pacchino è sempre più vicina. L'azienda sanitaria provinciale di Siracusa ha pubblicato il bando di gara per l'affidamento della gestione della residenza sanitaria assistita di Pacchino per un importo di oltre 8 milioni di euro. A darne notizia la deputata regionale dei Fratelli d'Italia, Rossana Cannata, che ha sempre seguito da vicino la vicenda, effettuando sopralluoghi e sollecitando la piena funzionalità della struttura. Un impegno che non ha tardato a dare i suoi frutti. La pubblicazione del bando di gara, che scade il prossimo 12 novembre, commenta Rossana Cannata, rappresenta una tappa importantissima nell'iter di apertura della RSA di Pacchino. Il bando, continua la deputata regionale di Aula, evidenzia infatti la reale, concreta e imminente apertura della struttura, che si trova già in perfetta condizione per la piena operatività. La RSA, dimensionata per un numero complessivo di massimo 45 posti letto, di cui 10 da destinare a soggetti affetti da malattie di Alzheimer, è strutturata per ospitare anziani non autosufficienti e disabili che non sono in grado di gestire la propria vita quotidiana autonomamente.